Ed eccoci a un nuovo video. Adesso vi farò vedere un'altra piccola modifica. Allora, questa volta qui vorrei togliere questa, ma per il semplice motivo che devo fare dei lavori al... Allora, non so se vi ricordate, ma allora, l'anno scorso si era un po' infiltrata dalle siliconature, è solo in questa finestra, quindi io devo togliere per forza questa tenda, la rimetterò in seguito perché comunque è nuova, cioè è nuova, è stata usata pochissimo, funziona, quindi non vedo perché dovrei toglierla, ma in più vorrei aggiungere questa bacchetta qui con una tendina un po' carina, in modo che almeno anche quando la veneziana, ma questa qui è su, almeno c'è sempre la tendina davanti e comunque passa l'aria. Allora, in queste veneziane c'è un incastro, praticamente c'è una levetta da sganciare e viene facilmente via. Tolgo la zanzariera in modo che, insomma, lavoro un po' meglio e poi comunque penso che non serva quasi più. E dunque, come vedete, dove ho toccato è la parte infiltrata. Per fortuna non è andata oltre. A questo punto devo togliere il braccino, ma tolgo solo questo per il semplice motivo che è proprio l'angolo rovinato, perché l'altro, quello sulla sinistra, è perfetto. Quindi stacco il braccino, stacco i pezzettini di legno che avevo messo momentaneamente ma che non sono assolutamente serviti, perché essendo marcio sotto il legno alla fine non serve mettere cose sopra, e l'ho capito a mie spese. E adesso tolgo anche i sostegni che tenevano la tenda, perché comunque ci dovrò, allora, questo lo rimetterò dov'era, l'altro lo dovrò riposizionare correttamente. Ora, con l'aiuto di un taglierino, levo la, diciamo, la tappezzeria, quel foglio che mettono sopra, e tolgo tutto il marcio, raschio fino a quando non inizia a arrivare la parte buona, la parte sana. Questo che sto togliendo è la schiuma, quella che avevo messo momentaneamente quando l'avevo riparato. E sentite anche in sottofondo i miei cagnolini. Allora, come vedete, ho tolto tutta la parte marcia e adesso andremo a ricostruire il pezzo di legno che era messo qui. Una cosa, quando fate questo bellissimo lavoro, ricordatevi di mettere uno straccio sopra dove andranno tutti i calcinacci. Io non l'ho fatto perché sono un genio, ma per fortuna è venuto pulito.
perché l'avevo trattato con l'olio, forse anche per quello che è venuto pulito, se no era tutto macchiato. Genio. Allora, a questo punto, per la parte sopra, diciamo, ho recuperato dei pezzettini di legno che avevo in roulotte, e chi mi segue da un po' sa che è un pezzo del piano che c'era sul lavandino, ma va benissimo perché in quella parte lì è tutto legno. E ho messo del tipo 1000 chiodi e, mettendo le pinze, lo lascio fino alla prossima volta. Adesso prendo la sagoma della curva e quella la farò a casa. Allora, prendete un pezzo di cartone, io ho preso quello del ventilatore che sta andando perché c'è caldo, più o meno della misura. Adesso io prenderò la misura da qui a qui, la porto fuori e mi prendo il mio bel disegnino. E adesso andiamo a vedere. Quindi vediamo con che questa qua o quella blu. Allora, adesso io mi appoggio dal fuori in modo da prendere e cerco di tenere, e prendo la misura. Allora, cercando di tenerla, aspettate che non so se vedete. Allora, così, e voilà. E io a questo punto ho il giro della finestra. Mi sono segnata dove arriva e qui, e adesso riporto queste misure che mi servono su questo cartoncino, in modo che ritaglierò un pezzo di legno identico. A questo punto non mi resta che tirare una riga da così e così, e io ho la mia dima che adesso andrò a ritagliare. A questo punto, aspettate che posiziono la videocamera qui. Provo a posizionare la mia lima e vedo che è perfetta, benissimo. Adesso un bel caffettino col limoncello dentro, provatelo, è buonissimo. Ancora meglio con la crema di whisky. Senza fare nomi. Allora, torniamo a noi. Come vedete, ho messo le pinzette, adesso deve asciugare. Quando andrò via, logicamente non le toglierò perché deve asciugare bene bene, quindi fino a giovedì o venerdì, quando torno,
portando le pinzettine così, chiudendo, dovrò togliere probabilmente questa che è bombata. Queste qui invece ci stanno anche chiudendo la finestra. Però adesso prendo il caffè, mi faccio una doccina, mi rilasso un pochino e poi si vanno a prendere i pezzi di legno. Le mie topine. Cosa mangi, Susi? Andiamo a vedere cosa mangia. Cosa stai mangiando? Sputa! Cos'è? Ma dai, una cacchina di qualche bestia, su! A questo punto non mi resta che andare a prendere il legno e tagliarlo di misura. Però questo nel prossimo video, nella parte 2. Quindi ora vi saluto, mettete like, azionate la campanella, ma soprattutto seguitemi. Al prossimo video!